Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo tutorial voglio farvi vedere come ho utilizzato le carte del mio ultimo kit digitale, Paris Flowers, che trovate sul mio negozio online. Nell'info box, quindi nella descrizione del video, trovate, il link alle carte e a tutti i materiali che ho utilizzato per fare questo progetto, cosa che appunto spiego tutte le volte, quindi andate nell'info box e troverete tutte le informazioni. Allora, quello che ho realizzato oggi è un album che contiene, adesso io ho messo, mi sembra, 16 cartellette per le foto, ma volendo si possono essere doppie, potete riempirlo, vedrete come volete perché è molto capiente ed è un lavoro veramente molto veloce da fare. Adesso poi vedrete nella spiegazione e comunque rimane una cosa carina e di effetto, per cui insomma penso che spero che vi piacerà come gli altri progetti che vi ho proposto. Vi faccio vedere l'album nel particolare, è molto semplice, il frontale non ho voluto decorarlo troppo con delle applicazioni perché sinceramente la carta mi sembrava già così abbastanza ricca e quindi ho voluto solo abbellirlo con un semplice fiocchettino e questo charm che ho realizzato con delle perline e con del nastro per il ricamo, per il punto croce, niente di più. E poi l'ho chiuso semplicemente con del pizzo bianco, anche pizzo che fa parte di un kit che e anche di questo trovate, dovrebbe esserci nell'info box il link dei 12 rotoli con spessori diversi di pizzo che utilizzo spessissimo nei miei lavori. L'ho chiuso semplicemente in questo modo, quindi con del pizzo che si può togliere così diciamo che può avere lo spessore, l'album può prendere lo spessore che si vuole e vedete l'interno è una tascona praticamente dove all'interno ci sono le cartelle per inserire le foto, cartelle che io ho realizzato con la carta scrap del mio kit, che magari in alcuni casi ho abbellito in questo modo, vedete dove ho creato delle tasche. E poi ho utilizzato anche da alternare dei semplici fogli di carta bianca e nera, come in questo caso per esempio. Anche qui ho abbellito con della carta del kit dove per creare una tasca per poter per esempio inserire una tag. Questa è una tag che trovate sul kit semplicemente da ritagliare. L'ho solo decorata dall'altra parte con un altro foglio del kit di carta tinta unita. Quindi questo l'ho realizzato in questo modo. E poi ci sono le altre cartelle, vedete, bianche e nere e con la carta del kit. Anche qui ho realizzato una tasca con della semplice carta nera. Quindi è molto capiente, vedete, ci stanno veramente tante foto. Il retro l'ho lasciato anche questo semplice, in questo modo qui, con la sua chiusura di pizzo. Ora, questo è l'album. E vediamo come potrei definirlo un album tasca, magari, e andiamo a vedere come realizzarlo. Per la struttura, sono partita da una base di un semplice foglio giallo. Io ho utilizzato un foglio di questo album della Fabriano da 24x33 cm che ho comprato al supermercato. È un album dove ci sono all'interno dei fogli, vedete, colorati, dei fogli neri, c'è giallo, rosso, verde, blu e i fogli neri. E la particolarità di questi fogli che da un lato sono, non so se si vede bene, se riesco a farli vedere bene, comunque da un lato sono striati, sono un po' goffrati e dall'altro lato sono lisci. Comunque sono dei fogli che si utilizzano benissimo, per esempio, per fare le card, ci sono vari colori, quindi vanno sempre bene. In questo caso però io ho ricavato la misura di 33 x 24 per creare il mio album. Quindi, cosa ho fatto? Non ricordo bene quanto ho fatto il piego, ma adesso lo verifico così ve lo dico giusto. Allora, quindi da questa misura di nuovo 33x24 cosa ho fatto? Ho fatto un piego a 15 cm e mezzo da un lato e 15 cm e mezzo dall'altro.
Quindi mi sono rimasti 2 cm che servono per creare la spalletta, così, vedete, del mio album. Quindi detto ciò, vediamo un po' come realizzare l'interno con la fisarmonica. Allora, partiamo da un foglio di carta scrap che in questo momento non ho ancora preparato, non sono stata attenta. Allora, aspettate, facciamo così perché non l'ho preso. Avevo lasciato qui un foglio che, allora, va benissimo questo foglio qua. Quindi, eccolo qua. Cosa faccio? Vado, prendo la mia taglierina fondamentale, perché con questa taglierina, quando bisogna fare questi lavori, ci vuole veramente una frazione di secondo. Devo dire che questo è uno degli attrezzi che, come dico sempre, per quanto mi riguarda, sono fondamentali. Ci sono degli attrezzi di cui si può tranquillamente fare a meno, perché io sono la prima che vi dico, quando non avete delle cose, non preoccupatevi, non fatevi bloccare dal fatto che magari dite no, ma io non ho tanto materiale. No, non importa, perché come vi faccio vedere sempre nei miei video, si può veramente fare tutto con poco, ci si aggiusta in qualche modo, non c'è problema. Però diciamo che la taglierina, per chi fa lavori di questo tipo, è fondamentale, ma semplicemente perché vi riduce il lavoro di tantissimo, perché fate veramente in fretta a fare tante cose. Quindi questa è una cosa che mi viene così voglia di consigliarvi di comprare, se tra gli attrezzi per lo scrap, perché è veramente importante. Allora, da questo foglio io vado a ricavare, devo ricavare il mio ventaglio. Vado a tagliare a 15 centimetri la mia pagina. Quindi praticamente tengo questo foglio A4, da cui ho tolto solo i bordi, ed è venuto, diciamo, sì, 29 centimetri. Vado a tagliarne un'altezza di 15 centimetri. Allora, tagliato il mio pezzo, vado a piegarlo per creare la fisarmonica, e faccio semplicemente in questo modo. Allora, io comincio a piegare sempre così perfettamente a metà il mio foglio, in questo modo qui. Allora, per creare questa struttura, io ho preso un foglio stampato su carta da, questa è 160 grammi, 170 grammi forse. Non ho utilizzato chiaramente della carta troppo troppo sottile, perché deve avere un po' di corpo. Però fosse la carta 120, 160, 200, va bene comunque. Non utilizzate solo in questo caso magari la carta semplice da fotocopiatrice, perché è un po' troppo sottile, va benissimo lo stesso. Ma magari in questo caso, visto che dobbiamo mettere poi le cartelle all'interno dell'album, se sono un po' più, se la fisarmonica è un po' più corposa, è meglio. Dopodiché, un altro consiglio: se non avete la carta spessa, non c'è nessun problema. Voi incollate, stampate sulla carta da fotocopiatrice tranquillamente, e incollate un foglio sull'altro. Quindi ottenete lo stesso effetto, e non dovete necessariamente avere in quel momento magari la carta spessa, se non ce l'avete. Allora, quindi vedete, sto sempre piegando a metà, però adesso alla fine è diventata, essendo spessa la carta, è un po' troppo spesso piegarlo ancora a metà. Quindi cosa vado a fare? Vado a piegarle a metà, ma da ambo le parti, così, ecco, riesco a fare bene questo lavoro. E adesso lo faccio anche di qua, perfetto, così è più semplice, ma semplicemente perché la carta è spessa. Mi raccomando, importantissimo, schiacciate ogni volta bene con l'osso,
Oppure, se non ce l'avete, vi faccio vedere. Volevo farvi vedere, ma con qualsiasi altra cosa, eh. Potrebbe essere tipo con un bordo di un attrezzo, di un coltello. Volevo usare la base di forbice, ma in questo caso non trovo la forbice, probabilmente in lavastoviglie, e quindi non posso farvelo vedere. Va bene, non importa. Comunque, questo è quanto. Adesso abbiamo creato la nostra fisarmonica, vedete? Così. Ok. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo, visto che l'abbiamo piegata nel modo in cui vi ho fatto vedere, foglio metà metà per fare in fretta, non ho le pieghe fatte tutte dalla parte giusta, quindi adesso velocemente vado a ripristinare tutte le mie pieghette giuste così. Ok, perfetto. E adesso ci siamo, in questo modo qua. Abbiamo creato la nostra fisarmonica. Ora, cosa andiamo a fare però? Prima, visto che io ho utilizzato dei fogli bianchi per stampare, non voglio che la parte interna sia così bianca, quindi la vado a sporcare. Vi faccio vedere come. Allora, mettiamo un foglio sotto, così. Io ho deciso di fare in una maniera molto 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 semplice, vi faccio vedere. Allora, distress, in questo caso un cos'è, black suit, quindi diciamo è un nero, un grigio scuro scuro, è un nero, ecco. Con il mio tampone, proprio leggero leggero leggero, comincio con andare leggermente a sporcare tutto quanto così. Ora qua sta a voi, io non lo voglio proprio completamente scuro, però voglio che abbia questo effetto così un po' macchiato e che non sia completamente bianco, ok? Quindi lo sporco in questo modo, così, e adesso sempre con lo stesso timbro, cioè tampone, vado a sporcare questo timbro che uso tantissimo delle scritte in questo modo qui. Voi chiaramente potete usare il timbro che avete o comunque decorarlo come preferite. Guardate che carino. Anche perché poi piegato nelle pieghe non si vedrà tutto così perfettamente, però rimane una cosa carina, mi piace di più. Ecco qua. Ora vado a ripiegare la mia fisarmonica in questo modo. E ci siamo. Allora, l'unica cosa che vi faccio notare, io l'ho ripiegata, è che i bordi esterni, vedete, i due bordini che rimangono alla fine, sono sulla parte bianca che ho decorato. Ok, di questo lavoro qua, io li ho già preparati, ne abbiamo bisogno di 4. Quindi questi sono 4 fogli che io ho scelto così, ne ho presi 4 diversi, ma comunque come volete ho scelto quelli che. E bisogna realizzarne 4. Cosa ho fatto per abbellire ancora un po' di più la parte finale della fisarmonica? Ho utilizzato la mia fustella, questa che utilizzo sempre, l'avete vista 10.000 volte nei miei video, e da un lato dei due sono andata a creare questo motivo. Ok, quindi ricreiamo velocissimamente la fisarmonica.
e siamo a posto. E quindi abbiamo quattro fisarmoniche tutte uguali, create ognuna con un foglio di carta scrappa 4. Allora, a questo punto cosa facciamo? Li andiamo ad incollare in questo modo, a coppie, così. Ora possiamo usare sia il biadesivo che la colla, per la carta. Io direi che in questo caso possiamo utilizzare tranquillamente questa colla perché sulla carta attacca benissimo e quindi non dovremmo avere problemi. Per cui vado ad incollare una sull'altra, eccoci, le due fisarmoniche. Facciamo la stessa cosa con le altre due fisarmoniche. Proprio una fisarmonica perché schizza via e andiamo ad incollare. Tra l'altro con la colla così è meglio perché si può un pochino spostare, quindi si riesce bene ad allineare il tutto. Così, eccoci. Questa tiene benissimo, carta su carta, direi che va benissimo così. Ora vedete che ho incollato, ho sbagliato perché ho incollato una parte. Stavo pensando se potrebbe essere, aspettate che guardo se mi piace, perché magari a volte è fatta una cosa così, ma sapete che c'è? Che guardate, non era quella la mia intenzione di incollarli invertiti, però sinceramente vi dirò che lo lascio così. Ecco, vedete che da un errore a volte, invece di fare le cose precisine, potrebbe anche essere che vada bene fare qualcosa un po' di diverso. Sì, guardate che carino. Sì, lo lascio così. Mi piace. Quindi abbiamo fatto una fisarmonica regolare, quindi da un lato tutte le scritte, da un lato tutta la carta scrap. Invece ne abbiamo fatta un'altra con, che vi dirò che forse è anche più carina. Vabbè, lasciamo stare. Allora, quindi realizzate le due fisarmoniche, andiamo ad occuparci, anzi no, facciamo ancora una cosa, così almeno è già fatta. Allora, andiamo a mettere del biadesivo, in questo caso preferisco utilizzare il biadesivo perché è un pochino più tenace per incollare poi la fisarmonica alla struttura. Quindi vado a prendere del biadesivo, io utilizzo il mio, vediamo se in questo modo qui riesco a fare tutto il giro, forse no, ma non importa, poi gli aggiungo ancora un pezzo, va bene. Quindi vado a mettere del biadesivo sui bordi, in questo modo qui, così. Allora, lo mettiamo bene sul lato, poi lo pizzichiamo anche sotto, così fa un po' da chiusura, vedete, in questo modo qui, e poi lo andiamo a completare dall'altro lato, in questo modo qua. Andrò poi ad aggiungere ancora un pezzettino, ok, così, così vedete che rimane la struttura sotto unita. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Fatto ciò, create le due fisarmoniche, andiamo ad occuparci della nostra struttura. Allora, io cosa ho fatto? Chiaramente per guadagnare tempo, ho già ritagliato le parti che voglio incollare sulla mia struttura. Allora, per quanto riguarda le parti esterne,
ho utilizzato la mia formidabile riga con la parte, vedete, per fare gli strappi un po' più sottili, lavorati un po' più sottili e lavorati un po' più spessi. Io di solito utilizzo questi qui, lavorati un po' più sottili, e ho strappato i pezzi di carta che mi servono per decorare l'esterno della mia struttura. Vi faccio vedere per darvi un'idea, perché a volte mi hanno già chiesto più di una volta: ma come utilizzi? Perché io l'ho fatto vedere in qualche video, ma non in tutti. Vi faccio vedere la semplicità, nel senso che basta prendere il foglio e farlo strappare così, seguendo il righello. Quindi vedete che il foglio vi viene strappato in questo modo, che è un effetto che a me piace tantissimo, un po' vintage, e quindi lo utilizzo moltissimo per i miei lavori. Dopodiché non ho fatto nient'altro che, per accentuare la parte strappata, andare a passare il distress intorno a tutti i bordi. L'ho già fatto, come vi dicevo, per guadagnare tempo. Quindi questa parte che ho strappato così è per la parte esterna della struttura. Quindi questo sarà il mio frontale e le vado semplicemente ad incollare in questo modo qui. Sì, magari se metto la scritta dalla parte giusta non è male. E adesso non ho scusanti perché ho anche gli occhiali. Diciamo che se comincio a non vedere neanche con gli occhiali, siamo messi malissimo. Allora, per fare questo utilizzo la colla, questa per la carta, che va benissimo. È veloce e va benissimo, incolla benissimo. Quindi facciamo così. Di questa colla io ne faccio andare veramente, devo dire, una quantità industriale, perché la uso tantissimo, e vado a incollare così. Stavo controllando le scritte, ho detto sta a vedere che alla fine sono riuscita a metterle al contrario. No, ce l'ho fatta a metterla dritta. E no, perché a volte i miei errori sono anche proprio dettati dal fatto che, ahimè, la vista è un po' peggiorata negli ultimi periodi, non so voi, però questo per me è una cosa veramente che lo dico più di una volta, perché veramente è una cosa che mi dà fastidio, il fatto di avere questi problemi, di aver perso un pochino la vista da vicino. E quindi con l'età, voglio dire, è una cosa che ahimè capita a tutti. Fortunate le persone che mi seguono, che sono decisamente più giovani di me, non hanno ancora questo problema. E sì, è una cosa molto fastidiosa. Adesso devo dire che anche in ufficio ho iniziato a dover mettere gli occhiali, magari per guardare, per leggere bene da manuali, insomma, fare dei lavori, guardare delle scritte un po' più piccole. E non è bellissimo. Non è bellissima la sensazione, ma va bene, superiamo anche questa, ci sono cose più gravi. E quindi niente, ecco, vi ho raccontato così due stupidaggini, ma nel frattempo abbiamo incollato la parte esterna della copertina. Mentre nella parte interna non mi sono preoccupata di fare lo strappo come sull'esterno, perché in questo caso dobbiamo poi andare ad inserire la fisarmonica. Quindi andiamo, diciamo, un po' a coprire il tutto. Quindi ho deciso di lasciarla così, più lineare. Ora andiamo anche qua ad incollare semplicemente le due parti. Cerchiamo di centrare il meglio possibile, perché poi sarà anche il riferimento per andare a incollare la nostra fisarmonica. Eccoci. Perfetto. Ora dobbiamo andare semplicemente ad incollare la fisarmonica. Mi stavo chiedendo se
Ci piace vedere l'interno giallo, ma direi di sì perché spezza un po'. Sì, allora lo lascio così. Se voi volete potete ritagliarvi un pezzettino di carta e andarla ad incollare anche al centro, ma io ho deciso di lasciarla in questo modo. Quindi adesso cosa vado a fare? Vado ad incollare le mie due strutture, una da una parte una dall'altra. Allora facciamo in questo modo. Partiamo così da un lato. Io vado a togliere il mio biadesivo. Adesso devo fare molta molta attenzione ad incollarla giusta perché questo biadesivo è molto tenace e quindi rischiamo che se l'attacco storta rovino tutto, quindi devo fare molta attenzione. Allora, prima intanto di incollarla devo riuscire a staccare la parte superiore del biadesivo, che già mi sembra un'impresa in questo momento. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, quindi stacchiamo così a metà e andiamo ad incollare in questo modo la mia prima fisarmonica. Ok, ora facciamo lo stesso dall'altro lato. Stacchiamo l'adesivo, vediamo se qua siamo più fortunati, facciamo più in fretta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ora lo giro perché devo vedere bene dove la incollo, se no faccio un disastro. E andiamo a metterlo bene qui a filo con. Perfetto. Ok. Quindi ci siamo. Ora vado a togliere il biadesivo. E adesso facendo molta molta attenzione, perché direi di fare così, vado a incollare la parte superiore dell'album, così. Ok, e in questo modo abbiamo creato la nostra tascona da inserire nell'album. Io ho già realizzato delle cartellette dove si possono andare ad incollare le foto. Allora, cosa ho fatto? Ho realizzato cartelle ritagliando la misura di 17 e mezzo, anche 18 come volete, per 13 dai miei fogli del kit, e ho fatto sia delle tag con la carta del kit, che delle tag bianche, che delle tag nere, per così variare un pochino. In questo caso ne ho realizzate 16, che sono, diciamo, gli scompartimenti della nostra fisarmonica, ma volendo se ne può mettere più di una in ogni taglietto, quindi ce ne stanno veramente tante di foto. Poi cosa ho fatto? Ho anche decorato un qualcosa in questo modo, tipo ho creato delle tasche, vedete, dove poter inserire dei particolari. Anche in questo caso sulla tasca nera, per esempio, sulla tag nera ho inserito, ho strappato della carta del kit e ho inserito la tag. Questa è una tag che trovate nel kit, che ho ricoperto con la tinta unita, il foglio di tinta unita che trovate sempre nel kit, che ho messo perché mi piaceva molto da abbinare con questa carta. E quindi diciamo che ho creato queste cartelle. Anche questa, vedete, ho fatto la tasca che ho decorato con la stessa fustella che ho utilizzato per decorare i bordi.
Ecco, in questo modo ho ricavato tutte le cartelle da inserire nell'album. Dopodiché, questa è la busta che trovate nel kit, che ho semplicemente ritagliato, incollato e chiuso con la mia solita chiusurina realizzata con il proteggiangoli, questi qua, vi faccio vedere, che io utilizzo sia per gli angoli, appunto, quando per i giangiurna gli album, così per abbellirli, però mi piacciono anche molto da utilizzare così, l'avete visto in diversi miei video, per chiudere le bustine, perché rimane una chiusura molto fine, delicata e bella da vedere. Quindi con queste cartelle dobbiamo semplicemente andare a riempire così il nostro album. Volendo, io le ho lasciate semplici, non sono stata lì a fare chissà quale tipo di lavorazione su queste cartelle, ma chiaramente volendo si possono ancora decorare con dei pizzi, si possono mettere dei pizzi per estrarle, anche se rimane comodo comunque estrarle anche così, quindi io non, in questo modo qua le ho lasciate semplici. Però sono sicura, sicurissima, sicurissima che quando vedrò le foto di come le realizzate voi, perché tanto veramente ormai ho tempo record, veramente vedo i lavori realizzati e questo mi riempie veramente di gioia. E siete ancora più precise di me. Ho visto delle cose bellissime, veramente. Siete voi che date l'idea a me poi su come realizzare i miei kit. Niente da dire. Vedete che qua ne metto due, per esempio. Qua vado ad inserire anche la mia bustina perché è molto molto capiente, quindi in questa tasca ci sta veramente di tutto, per cui rimane una cosa molto carina. Lo prenderei in considerazione, visto che come vi dicevo è una cosa molto semplice, avete visto, da realizzare. Lo prenderei anche in considerazione, anche se è un po' presto, ma non è mai abbastanza presto per preparare i regalini di Natale, per fare dei pensierini. Perché questo rimane una cosa che si può usare e con tante foto da mettere all'interno e lo realizzate in pochissimo tempo. Quindi valutatelo perché secondo me può essere un'ottima alternativa per fare dei pensierini di Natale. Per decorare il frontale sto attaccando, adesso vi faccio vedere, qui sul frontale della mia, diciamo, copertina, semplicemente, dico semplicemente perché non ho voluto riempirlo di decorazioni, perché la carta mi sembrava che parlasse già da sola, è molto ricca, quindi come decorazione non ho fatto nient'altro che creare questo charm con del semplice filo da ricamo per il punto croce, perché visto che ho fatto anche quello, ho fili di tutti i colori, quindi li sto usando anche così per abbellire i miei lavori, e con delle perline che per chi come me non butta mai niente, sono di una scatola di mia figlia che quando era piccola amava farsi braccialetti e quindi boh, perline di tutti i tipi e adesso ho deciso che riusciamo ad utilizzarne finalmente qualcuna e quindi ho creato giusto solo questa cosina che poi ho decorato ancora con del pizzo bianco che richiama un po' il pizzo del disegno della mia carta e per chiudere l'album allora ho utilizzato questo pizzo bianco che fa parte di questo kit da 12 rotoli con vari spessori che avete visto usare tantissimo nei miei video perché avendo appunto questo kit 12 rotoli di spessori diversi si prestano veramente a tantissime cose. Per esempio, questo spessore adesso l'ho usato per chiudere l'album, uno spessore più sottile l'ho usato per fare questo fiocco. Trovate anche di questo nella descrizione del video il link. In questo caso, dicevo, io potevo incollare il pizzo sotto la mia carta e fare poi semplicemente il fiocco in questo modo, no? Quindi lasciare una cosa più semplice. Ma visto che veramente ho lasciato proprio minimal minimal la decorazione della copertina, ho deciso di farla in questo modo, cioè quindi di girare semplicemente il nastro così e di chiuderla in modo che rimanesse leggermente più
più ricco almeno il fiocco sul davanti con un pochino di pizzo in più, che così fa un po' di motivo, ma nello stesso tempo rimane fine, non bianco su bianco, quindi col pizzo bianco sotto. Mi piaceva l'idea di decorarlo semplicemente in questo modo.